Persecuzioni anticattoliche in Inghilterra. Londra, 16 dicembre 1678. Caro fratello, benché io non abbia alcuna vostra lettera da rispondere, non voglio però lasciare di scrivere per darvi delle nuove di qui e degli affari che corrono e che non sono molto mutati dopo l'ordinario passato. E benché le cose non peggiorino, non mi pare però che migliorino, niente. Colmano, già il mio segretario, è stato giustiziato martedì passato. Credo che da altri ne avrete inteso le ragioni, però non mi voglio stendere a scriverle. Lui morì molto pentito e dichiarò di morir cattolico. Certo, lo stato di tutti i cattolici in questo paese muove a pietà e quel che è peggio, molti poveri miserabili sono costretti dalla necessità e abbandonano la nostra santa fede, che cosa è compassionevole. Noi altri stiamo tutti benissimo di sanità. Io, con mio gran disgusto, sono stata forzata di mandare via tutti i miei servitori inglesi che sono cattolici, essendo tutti, dal Parlamento, proibiti di venire alla corte. I poveri commedianti italiani non potevano venire nel peggior tempo, perché nessuno ha voglia di commedie e così non guadagnano niente. Il re ha molto da fare e non ci può andare ogni sera. Io da qualche giorno in qua non oso andarci perché i cattolici e la regina medesima, essendo stati in afflizione, se l'hanno per male e dicono che io mi piglio i miei spassi e che non mi curo delle loro calamità, benché Dio sa che mi arrivano al cuore. E così, per non dar da dire alla gente, io non vado alle commedie, né inglesi né italiane, alle quali andrei più che volentieri per essere nostre genti e da voi a me raccomandate. Spero però che voi non l'avrete a male se non ci andrò per qualche tempo, intendendo le mie ragioni. Sono attorno per procurare dal re qualche denaro per mantenerli qui, finché Sua Maestà gliene possa dare assai per tornarsene a casa. Ma al presente c'è gran scarsezza di denari in questo paese. Non occorrendomi altro, caro fratello, finisco che resto più che mai tutta vostra.